quando vai a votare e ti fai, diciamo, abbindolare da un candidato politico che magari ti promette una cosa e poi o non la mantiene o comunque non fa quello che avresti voluto lui facesse. Quindi, che ne so, io amo le auto storiche, c'è un candidato della destra, della sinistra che promette agevolazioni sulle assicurazioni, su cosa, lo voto, vince, poi non fa nulla, anzi affossa queste automobili e io sono rimasto fregato, però alla fine non ne ho colpa perché lui aveva fatto una promessa o comunque magari aveva, se è il candidato dell'opposizione, delle intenzioni diverse e non fa quello che vorresti. Ma quando hai già avuto un candidato che ha fatto una legislazione, si torna al voto dopo che lui ha fatto i suoi anni di mandato e si rivota la stessa persona che ha fatto schifo, e allora lì è proprio colpa di chi lo vota. Bisogna dire che chi lo rivota è, scusate il termine, un gran coglione. Tutto questo, tutta questa premessa per dire che cosa? Avevamo visto quegli psicopatici di Zaia e De Luca cosa erano stati capaci di fare al riguardo delle libertà individuali, sbattute sotto i piedi, distrutte. Hanno creato un regime peggiore di quello che poteva essere quello di Mussolini, quello che poteva essere di Hitler, quello che poteva essere di qualsiasi tiranno che arriva là, dice comitato, cioè i medici cosa dicono, questa cosa qua a me non me ne frega niente, fate come dico io. Questo hanno fatto Zaia e De Luca. Cosa hanno fatto gli elettori? Li hanno rivotati. Adesso il pazzoide rivotato di De Luca, che sta creando un precedente gravissimo, perché attenzione, il precedente di De Luca, il precedente del sindaco di Genova e il precedente di quello di Latina stanno portando a una situazione molto pericolosa per tutto il resto d'Italia. Non dimenticatevi che appena finita l'estate De Luca, il sindaco di Latina, quello di Genova, che cosa hanno fatto? Obbligo di mascherina anche all'aperto tutto il giorno. Siamo all'inizio dell'autunno, quindi appena finita l'estate. Pensate voi cosa possono fare in quest'inverno. Cioè, è una cosa allucinante. Rendiamoci conto di chi hanno rivotato gli elettori. Ora io voglio cercare di far capire una cosa. Allora, prendiamo come esempio più lampante proprio il popolo napoletano. Il popolo napoletano, da che mondo è mondo, non è mai stato ligio alle regole. Quindi cosa vuol dire? Che a meno che la nuova generazione, o comunque quella che oggi è viva, sia totalmente cambiata di rapporto con le istituzioni e di rapporto con la legge, nella cultura del napoletano medio c'è sempre un po' da disubbedire, no? Cosa avete fatto? Avete votato uno dei peggiori dittatori che intende mettere anche l'esercito nelle strade per vedere se voi rispettate la legge.
Ok, poniamo che ha una parte di popolazione disoccupata, che vive di espedienti, che vive di reddito di cittadinanza, non gliene importi nulla. Però se andiamo a analizzare, io perlomeno lo vedo anche da tutte le persone che conosco, che frequento. Io sono un commerciante, sto tutto il giorno a contatto con il pubblico, ascolto quello che mi dicono, ascolto quello che vivono le persone in generale. Tantissime persone, ma anche le più ligge alle regole, quelle che arrivano la mattina al lavoro mascherati dopo un viaggio fatto da solo, si mettono a lavorare 8 ore mascherati, non si sognerebbero mai di trasgredire la legge. Però tantissime persone mi hanno detto: sì Pierpa, dobbiamo rispettare le regole, però sai che a me, quando finisco di lavorare o quando ho la giornata libera, non mi va di rimettermi la mascherina, e sai che cosa faccio? Non faccio più nulla, resto a casa o esco in giardino, non vado più a comprare, non vado più a fare shopping, non vado più in giro a vedere negozi, a vedere locali, al cinema, in tutte queste parti qua. Come facciamo la maggior parte di noi che siamo contrari totalmente a queste regole ridicole? Ora io cosa voglio dire al popolo napoletano? Io non so per quale oscura, assurda ragione voi, che fino a ieri non mettevate neanche le cinture di sicurezza in macchina, io me lo ricordo perché io sono appassionato di auto storiche, sono appassionato di tutto ciò che riguarda il passato, mi ricordo, ma ancora poco fa su eBay, le magliette con la foto della cintura di sicurezza per non indossare la cintura. Ora io vi chiedo, a parte il fatto che bisogna capire perché cazzo avete rivotato quell'esaltato cronico di De Luca, ma io quello che voglio chiedervi, ma lo capite che anche economicamente tutte queste imposizioni fermano il commercio? Ma lo capite o non lo capite? Voi avete votato un pazzo che aveva già dimostrato di essere un gerarca. Questo adesso appena riconfermato vi ha subito bastonato, perché adesso tra un po' dovrete mettere la mascherina anche per andare a dormire. E non pensate che sia uno scherzo, perché fino a poco tempo fa anche mettere la mascherina all'aperto sembrava assurdo, e ve l'hanno fatto. Lo capite che l'economia, già notevolmente danneggiata da tutti i provvedimenti relativi a questa pagliacciata del Covid, ha avuto una battuta di arresto con queste ulteriori restrizioni alla libera circolazione? Sarà di nuovo ancora di più rallentato, perché come non lo facciamo, torno a ripetere, come non lo facciamo noi che siamo contrari totalmente a mascherina, a distanziamenti, a tutte queste balle qui, perché altrimenti bisognerebbe guardare anche tutti gli altri virus che ci sono in giro, in primis l'AIDS, la sifilide, tantissime altre cose, che però non gliene è mai fregato alla fine niente a nessuno, perché parliamoci chiaro, se vi viene una bella ragazza sotto mano non ci andate a letto per paura del virus, ma non prendiamoci in giro, per piacere. Quindi avrete l'economia già danneggiata, ancora peggio danneggiata, più ricordatevi una cosa: la mancata ossigenazione dovuta all'uso della mascherina, perché l'uso della mascherina ci può stare in un chirurgo che deve fare un'operazione di 2 ore, ok, te la levi, o comunque sia nella stanza poi
ci sono i condizionatori e tutto quanto, comunque sia un minimo di ossigenazione puoi averlo. Ma la mascherina portata tutto il giorno e anche nei locali chiusi, ricordatevi che aumenta l'acidità del sangue. Aumentare l'acidità del sangue, sapete cosa vuol dire? Che tra un po' di tempo ci sarà un picco di tumori. Non ve la dimenticate questa cosa, non la dico io. Io sono l'ultima ruota del carro, posso dire, non posso dire nulla. Andate a leggere le cose riportate da medici esperti di queste cose, poi mi saprete dire di questa cosa qui. Ricordatevi, questo di De Luca e degli altri ha creato un pericoloso precedente che potrebbe succedere in tutte le parti d'Italia. Quindi ribellatevi, ribellatevi. Queste scelte folli non ci devono stare, perché oltre a uccidere le persone, uccidono l'economia. Ed è tutto un vortice di distruzione che adesso sembra non esserci, ma lo vedrete presto. Ciao a tutti.